Torniamo in onda, oggi una puntata piena di imprevisti, così succede tutto a sorpresa. Intanto è tornato di nuovo con noi appunto il nostro Mauro, ben ritrovato. Sì. No, per la prima volta invece abbiamo cacciato via, però solo per mezz'ora, insieme, Agnelli e Celeghini, perché do il benvenuto e hanno preso il loro posto temporaneamente a Max Fogli e Simone Bonazzi, che sono stati due nostri ospiti per più puntate. Ciao, ben ritrovati. Ciao, grazie. Volevo coinvolgere invece i nostri due ospiti appena arrivati, Max e Simone. Allora, così lo chiedo a entrambi singolarmente, voi vi aspettavate questo slittamento solo per alcune partite? Che cosa auspicavate perlomeno? Ecco, Max, partiamo da te. Che anzi, posso anche dirlo di fede interista, così poi magari ti facciamo dire un'opinione. Rimandare una partita o una o un gruppo di partite all'interno di un turno intero di campionato è una cosa che non va a falsare il campionato, a mio avviso, come ho sentito determinate persone, giornalisti, addetti ai lavori, esprimere, ma va a falsare quello che è un calendario che ha dei tempi da rispettare. Sappiamo benissimo che c'è il campionato europeo anche quest'anno e quindi ci deve essere il pre-ritiro della nazionale, quindi al termine delle coppe europee deve finire il campionato per poi dare modo alle nazionali di fare le convocazioni. Se in 24 giorni un'ipotetica Inter che si qualifica per le semifinali di Europa League e magari nella finale di Coppa Italia, in 24 giorni affrontare 9 partite sono la media di una partita ogni 3 giorni. Una partita ogni 3 giorni è quello che va a falsare l'esito, indipendentemente da come poi vadano a finire le cose. Giocare ogni 3 giorni per un mese non mette la regolarità fisica per affrontare la situazione. Ecco, ma a tuo avviso, te lo chiedo anche da interista che sei, Inter Juve, tu l'avresti fatta giocare tipo anche domani? Io non l'avrei fatta giocare a porte chiuse oggi, l'avrei fatta giocare domani a porte aperte, perché addirittura capisco che l'Inter si è rifiutata sotto questo martedì problema. Si giocherà la Coppa Italia a porte aperte tra Juventus e Milan, anticipare di un giorno e giocare a porte aperte anche Juventus-Inter, sottolineando che sarebbe stato un vantaggio per l'Inter giocare Juventus-Inter a porte chiuse, così si ribalta un po' la situazione e il favore pende dalla parte della Juventus, semplicemente perché l'Inter in quei 24 giorni dovrà recuperare anche la gara con la Sampdoria che è stata rinviata. L'Inter ha rifiutato la proposta. Perché la Liga, però io parlo parzialmente dal mio punto di vista. Le squadre attenzione, pareggio del Lecce. Pareggio del Lecce, attenzione. Incredibile. Partita riapertissima. Questa è una squadra che gioca, ragazzi, ha temperamento a carica. Poi, cioè, potrebbe anche accadere veramente che la poi il mercato di gennaio questi signori hanno messo dentro alcuni giocatori molto importanti, non a caso il primo gol è stato realizzato da Saponara. L'altro Sandro non ha fatto gol Babacar. Non gioca. O magari l'Atalanta inizia a crederci con la Coppa. Adesso vediamo. No, ha segnato Donati, guarda, sì. Quindi due giocatori arrivati nel mercato di riparazione. Si torna sempre a Juventus-Inter, se non c'era forse di mezzo questa partita probabilmente oggi l'avremmo vista a porte chiuse, perché non puoi certo dare un'immagine dell'Italia che chiude, non fa vedere il big match italiano. Però vedi, quello che dicevamo prima, tu Max dicevi, diciamo non è la data che condiziona le partite, però una Juventus-Inter che si gioca il 13 maggio, insomma, ha un valore molto diverso di calendario, di tempi stretti per giocare tutte queste partite, salvo non si fermi ancora il campionato, perché poi diventerebbe veramente un problema. Infatti ce lo sta chiedendo, c'è anche tra i vari, leggo un messaggio Lorenzo di Bologna che dice la sospensione dell'intero campionato che scenari aprirebbe? E poi c'è anche il rischio Olimpiadi, per cui può succedere anche di tutto. È vero che non è più un problema italiano. Sì, la Francia è itinerante, diventa un problema italiano. Questo interrogativo, cosa succede? Viene annullato interamente il campionato? Questa potrebbe essere l'ipotesi più probabile. Insomma, è un territorio che amiamo poi tutti. Poi tra l'altro tu sei anche della zona del Lido delle Nazioni, giusto? Esatto. Quindi poco distante in quella che è l'area del Delta del Po. Avrei suggerito anche delle belle mangiate di pesce. Beh, giustamente. Posso dire però una cosa? Con una piccola tirata di orecchie ai nostri ristoratori, una calmierata ai prezzi. Sì, ma io ho fatto una battaglia. Perché quando superiamo il Reno, no? Perché poi sono 10-15 km, ci troviamo ad un abbassamento di costi basso di un 20%. Ma anche quando andiamo verso Ravenna. No, detto, super il Reno, non nel senso. No, verso Ravenna, nel senso che c'è il Reno che fa da barriera, no? Che divide le due province andando verso Porto Corsini, Casal Borsetti. Vai di là. Quantità
e presti, insomma, il rapporto è un po' migliore rispetto a quello, dico tanto. Se no, fatevi degli amici e mangiate in casa degli amici. Esatto. Tu sei uno che ospita gli amici a volte. Io ospito gli amici, ma non cucino. Attento, io mangio. Vabbè, chiedo. Vabbè. No, perché ve lo dico per chi non conoscesse, Max Fogli è uno che nella vita, tra le varie cose, fa anche il rapper. Infatti, lo conosciamo a livello artistico. E c'è da dire che però ti stanno scrivendo tipo Max top con la giacca. Cioè, si vede che la gente non è abituata a vederti così. È un rapper con la giacca. È istituzionale. Infatti, tra devo dire, elegantissimo oggi. E comunque la mia prima attività sono le cene. Cioè, se vogliamo parlare, ma si vede, andiamo, No, ma devi sapere, Sandro, che lui fece anni fa l'inno del Malborghetto, esatto. Giusto? Ah, sì? Del Malborghetto. Però erano 40 kg in meno. Dopo mi sono mangiato anche la società. Che anche il Malborghetto. No, a proposito di turismo, ti volevo dire che le città romagnole di basket giocheranno sulla canottiera il marchio di Visit Romagna. Io lo dico, lo ribadisco, vedrete che si giocherà regolarmente. Data fatidica, quindi. La Lega Serie A si augura che gli italiani escano dalle coppe. È brutto da dire, però se, beh, no, perché se vogliamo dare i giusti riposi alle squadre. Attenzione, perché in Lega Serie A comandano poi Juve, Inter. Però no, non c'è sito, vinciamo 2-0 a tavolino, vero? Contro il Parma. No. No. Se, sentilo, se, già l'avete tirato fuori. Se mai 3-0 perché Inter. Parla, dice 3-0. Senti, tu dovessi sentire in redazione, Sandro lo sa, che abbiamo, che abbiamo una juventina che e un interista che tutto il giorno si scordano, quindi... devo dire che è anche divertente. Si saluto sia Antonella che Luca, che vabbè, Antonella in questo momento è in redazione, la vedrete alle 19.30 nel TV giornale. Invece, visto che con voi due tra poco ci congediamo, voglio che diciate voi che domani sera Nisba. Abbiamo già detto, facciamo già festa. Vabbè, però, è inutile parlarci addosso, abbiamo parlato tanto oggi. Sicuramente lunedì successivo, quindi è il 9 marzo. Riprendiamo, perché ripeto, il calcio perlomeno, non so cosa farà il basket, io parlo del ma calcio. Sì, ma riprendiamo anche noi. Riprende, dai, che poi giocare. La gente a cara si chiede cosa farete di lunedì sera. Lunedì sera ci guardiamo, spero, gufando, Sampdoria-Verona. Vabbè, io pensavo dicessi esco con mia moglie, faccio la papà a cena. Io vado a cena fuori. Ma tu spesso, tu sei legato anche al cibo. L'ho portato anche a Lecce in gita, dai. E l'hai lasciata là o l'hai portata indietro? No, l'ho portata indietro. L'ho portata anche a Lecce. Guarda, anche a Lecce, vabbè, insomma, capita anche questo. Vabbè, dai, io invece vi ringrazio. Grazie Alessandro Sobrani, grazie Mauro Camina. Grazie a voi. No, grazie soprattutto che ci ha ascoltato, che ci ha sopportato. Ma guarda, in realtà... E vi auguro che continui a sopportarci messaggi, anche... per cui stanno ascoltando. In futuro. Quando dobbiamo riempire dei palinsesti, abbiamo poi degli eredi, tipo gli amici Celeghini e Agnelli... Le leve del futuro. L'agnelli giusto però, assolinerei. Ascolta, quando viene a riempire dei palinsesti ti mettiamo a parlare, che vedo che comunque hai scatenato il pubblico, quindi va bene. Ma così. Scherzi, noi siamo in traino non di sport, lo sappiamo. Va bene, grazie ancora a voi. Buona serata a tutti, buon pomeriggio. E forza, forza italiani, reggiamo con questo coronavirus, andiamo avanti per tutta l'economia e anche per il calcio e per la spalla. Ci sta. Ciao a tutti, grazie. Pubblicità tra poco. Vabbè, comunque 3-2, partita di nuovo che riprende la piega per l'Atalanta e insomma comunque Beppe Celeghini, Matteo Agnelli e ancora con noi ovviamente Max Fogli e Simone Bonazzi. Nicola, posso dire una cosa su Federica prima che mi dimentico? Ma tanto non ti dimentichi, comunque dirò. No, lo dicevo prima fuori onda, un mio amico mi ha chiesto com'è Federica Taranto dal vivo. Ecco, dillo. No, sai cosa ho detto io? Tu vai su un motore di ricerca... Scrivi ragazza bellissima, fai immagini, vieni fuori la tua foto. Come sono romantico. Prima non l'hai detta così però. Ma immagini. L'hai molto edulcorata. No, fuori onda ho detto illegale. Vabbè. Però, grazie, vabbè. Gentilissimo. Prego. Tra l'altro prima, Beppe, mentre eravate fuori, Max giustamente diceva che certe partite si giocheranno a distanza di 3 giorni, cioè quindi questo... Assolutamente. Questo va con anche questi eventuali passaggi del turno delle italiane in Coppa che... potrebbero andare a creare problemi nel calendario a livello logistico, proprio su come inserire le partite nelle ultime 3 settimane prima della data in cui deve tassativamente finire tutto, perché poi ci sono gli europei. Ma ha ragione. C'è un pre-ritiro anche per la nazionale che è necessario. Anche perché questo poi incide sulla regolarità dei tornei, perché adesso facciamo un attimo un'ipotesi, metti che la prossima, adesso Sandro l'ha escluso prima, sia sospeso ancora il campionato, l'Inter sarebbero 3 partite consecutive che non gioca, mentre la Lazio per motivi di calendario
o per il fatto che Roma non è ancora stata coinvolta da questa epidemia, la Lazio continua a giocare a far punti, l'Inter si trova tre volte ferma, ma poi avrebbe conseguenze negative per i nerazzurri anche in futuro, perché la Lazio potrebbe continuare a giocare una partita alla settimana preparandola con i dovuti allenamenti e i viaggi e quant'altro, mentre l'Inter si trova a giocare tre partite alla settimana e come dispendio d'accordo che ha, io ho fatto l'esempio dell'Inter e ha una rosa importante sia numericamente che qualitativamente, però giocare una volta a settimana, giocare tre volte a settimana non è la stessa cosa. Poi tra l'altro, lo diciamo anche prima Beppe, cioè è anche la collocazione delle partite, perché una Juventus-Inter giocata questo weekend non ha lo stesso valore di una partita giocata l'8 maggio. Tra l'altro inserirla tra la penultima giornata e l'ultima giornata potrebbe avere nessuna valenza ai fini della vittoria del campionato. Quindi questo cosa vuol dire? Che il campionato è falsato. Basta. Io volevo fare il democristiano, però. No, lo dico io, il campionato è falsato. È quello che ma dall'alto al basso. Nel primo blocco, che comunque vada a finire, c'è qualcuno che perderà, perché il calcio e lo sport, uno vince, uno perde, e chi perde si potrà appellare a mille alibi o anche giustificate situazioni che hanno determinato poi l'esito negativo. Fra l'altro ci sono delle soste per la nazionale che tutti pensano che si possano utilizzare per recuperi, ma in realtà non è così. Mancano 13 partite, no? Sì. Quante ne deve vincere la Spal almeno? 7-8 per salvarsi? Ma secondo me... Poco vanno le ultime... Forse anche con 5... Ce la fai vince 7-8 partite? Il problema è che la Spal non muove la classifica, il problema è che la costruzione della rosa e la qualità di un reparto difensivo che continua a regalare un gol o due a partita. Mi pare di aver colto che fosse però una critica su due fronti, società e giornalismo. Allora io per questo ho preso la difesa del giornalismo, che per carità, su una cosa è vera, molti giornalisti ferraresi sono anche tifosi, ma questo credo che avvenga anche nelle altre città. Quasi tutti, perché c'è Nicola. No, ma appunto dico questo credo che avvenga anche nelle altre città. Però anche nelle altre squadre funziona così. Io non ho mai sentito un giornalista che chiede a Conte quanti scudetti ha la Juve. Fanno mai domande. Per me il problema è che la rosa è debole, al di là delle varie domande che possa fare un giornalista. Ma poi penso che faccia anche parte dell'ecosistema della Serie A che ci sia un riciclo di squadre, che in Serie B non ci retrocedono il Milan, la Juventus e l'Inter, ci retrocedono quelle che non hanno la disponibilità economiche per mantenersi 40 anni consecutivi in Serie A, e penso che sia anche normale. A parte l'Udinese, quella è immortale. Ma l'Udinese piano piano che l'Udinese inizia a rischiare anno per anno e finirà in bianco l'Udinese. Ha fatto 10 anni che se andava bene arriva a quarta, se andava male arriva a settima. Però comunque continua a fare parte delle squadre che hanno quella caratura anche economica, che non ha il blasone di quelle delle storiche società di Serie A, che al massimo hanno fatto 5 campionati non in Serie A. Che l'Udinese è proprietaria di due squadre. Se criticano Paratici alla Juve, ci sta che criticano anche Bagnacchi alla Spal. Quest'anno ha fatto errori, innegabile, come se è preso gli elogi gli anni precedenti. Errori, ma però col portafoglio che aveva, non vero, poteva... anche quello che... Ragazzi, io credo che quando una critica è sana, cioè comunque possa fare del bene. È ovvio, dipende se una critica è sana o se una critica è una critica a prescindere. Ecco, si è sempre lì. Ecco. Anche perché il calcio è opinabile, se no non sarebbe qui a discutere. Ma ci mancherebbe altro. No, ma su questo non c'entra da dire, ecco. Però, insomma, ecco, ripeto, dipende sempre da che punto di vista lo fai, cioè se lo fai con l'obiettivo di migliorare la squadra oppure di criticare basta. Ma penso che ci siano anche annate dove gli azzardi ti riescano e annate dove gli azzardi degli acquisti non ti riescano. Anche l'Udinese stessa che parlavamo prima, non è che tutti gli anni ha indovinato Birov, ha indovinato Amoroso o Sanchez, cioè sono stati casi sporadici come ci fu il Catania di Maxi Lopez, di Paco Gomez. Comunque hanno fatto degli azzardi con dei budget stretti che gli sono andati bene. Ma non sempre ti vanno bene. La Spada all'estero non ha preso un giocatore decente. Non siamo strutturati per fare mercato all'estero. Però io continuo a imputare la cessione di Lazzari per quella cifra, perché mi sembra... Sai che nessuno ancora sa per certo qual è la cifra. Abbiamo discusso una puntata intera su quei 12, 13, 20, quanti erano, Murgia. Ragazzi, io scusate se devo sempre essere quello cattivo, ma abbiamo la pubblicità che incombe, quindi devo purtroppo salutarvi, ma insomma ci rivedremo sicuramente. Ringrazio Max Fogli e Simone Bonazzi. Ciao, grazie davvero. Grazie per le vostre opinioni e complimenti per l'eleganza. Ve lo dico ancora, visto che qua sono stati dei complimenti, insomma. Andate in giro così. Adesso vado all'Ipercop a fare un giro in giacca. Pieni di donne che vi cercheranno in giro. No, ma avete già le vostre, immagino, ecco, per cui va bene così. Non creare problemi, per piacere. Grazie ancora a voi, rimanete con noi, abbiamo ancora sorprese da qui fino alle 5, quindi tra poco l'ultima mezz'ora di match.